One, two, three. Non one, two, three. One, two, three è uno, due, albero. Tu ti immagini quando in inglese conti che dici one, two, three, allora, uno, due, albero. Dopo è ovvio che quelli ti guardano un po' strani, no? È one, two, three, three. Come si fa la three? La TH in inglese si fa th, th. One, two, three, not one, two, three. Molto semplice, ma fondamentale. Da non confondere con free. Inutile che voi cerchiate di fare la th con qualcosa che già conoscete. È una cosa nuova, una cosa che non esiste. In italiano questa cosa th non esiste, quindi o la impari o la impari. Non c'è un qualcosa che può adattarsi, non assomiglia alla F, alla G, è un suono diverso. One, two, three, invece è three. One, two, three. One, two, three. Lezione lampo, see you on the other side.